siano i benvenuti in questo nuovo episodio su Brawl Star. Prima che incominci il video, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino scrivendomi che cosa ne pensate. Oh, bene 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 signori, come state? Bentornati in questo nuovo episodio su Brawl Star. Per avere la probabile prossima parte, vedendo se sempre se riusciamo a non perdere, visto che abbiamo iniziato il cammino di Brawl Star, arriviamo signori a 105 mi piace per avere la prossima parte, che sarà in assedio, sperando appunto, vi ripeto, di non perdere. Però comunque arriviamo a 105 mi piace. Quindi nello scorso episodio abbiamo vinto la Raffa Gemme, purtroppo con due sconfitti. Oggi ci troviamo in rapina. In rapina, onestamente, io utilizzerei un brawler che fa tanto danno. Quindi sapete cosa? Io utilizzerei Rosa, che tra l'altro è di livello 5. La selezioniamo e direi di andare a fare gioca, signori. Fatemi sapere voi a che livello siete arrivati, insomma, perché sicuramente l'avrete terminato. E fatemi sapere un po'. Non ho letto il gadget che cosa fa, vabbè. Allora, ricordo che Rosa fa veramente tanto danno. Loro hanno... ok, non eccezionale probabilmente. Ah, crea quello, crea un cespuglio intorno a sé. Diciamo che Dynamite e Bombardino, se distrutti subito, forse possiamo anche giocarcela discretamente. Allora direi di andare proprio andarle a prendere qui. Ecco qua. Vediamo che cosa riesco a fare. Bravo Fra. Ma loro ce l'hanno distrutta. Ah raga, in difesa anche. Anch'io dovrei andare in difesa effettivamente. Anch'io dovrei andare in difesa. Distruggetelo però, eh. Forza zi. Lui, prima che lanci quello. Eccolo là. Madonne. Peccato, perché potevamo giocarcela bene. Terza sconfitta. Non credo che ho un'altra sconfitta a disposizione. E poi più nulla. Quindi occhio, signori, perché non possiamo perdere. Dynamite, ecco, forse andava bene uno dalla distanza anche qui. Volevo provare qualcosa di nuovo. Però voglio provare anche questo gadget, che secondo me è molto figo. Innanzitutto Dynamite, perché effettivamente qui in rapina può dare veramente tanti problemi. Vediamo se riusciamo a fare una tripla. L'avevo quasi attivato di pochissimo. Però gli abbiamo già praticamente dimezzato la vita della cassaforte. Sempre occhio lì. Qua tra l'altro è ottima come modalità, perché scopri gadget di tutti. E quindi facciamo così. Ce la giochiamo veramente tattica. Signori, partita conclusa. Questa l'abbiamo dominata incredibilmente e siamo riusciti a vincere. Il migliore è stato Jackie Boy, quello là. Però abbiamo vinto un altro baule enorme, il che è buono. Abbiamo sempre ancora una sconfitta a disposizione. Buono così. Direi di premere gioca e andare a fare la nostra terza partita di giornata. E Pocio Rosa e Nita. Qui le cose si fanno molto interessanti, perché io potrei rimanere in difesa, ma forse no. Occhio a Rosa. E ok. Ah raga, qua sono arrivati già belli che pronti. In base. Oh, la double kills. Facciamo così. No. Ehi. Ok. Nita è arrivata. No, non lui, raga. Forza un po'. Ok. Direi a questo punto di iniziare anche ad attaccare un pochino. Che ne pensate? Potrebbe essere un'ottima idea. Push. Un po' di push qui. Facciamo questo. Vediamo se riusciamo a buttarla giù. Bravo Franco. Occhio adesso un po' di difesa. Su Pocio troppo veloce. Facciamo così, passo. Facciamo così, difesa. Top difesa Franco. Top difesa veramente. Ehi, ma ha fatto signori. Mi sa. Qualcuno ha iniziato a far danno anche alla loro torre, ma È dura. Uno sono riuscito a buttarla giù. Ok. 2%. Qua si difende, ma dubito proprio. Riusciremo a portarla a casa.
stato comunque abbastanza divertente, devo dire. Bon, è andata. Speriamo di avere l'ultima possibilità di giocare. Non posso perdere. No, è persa. È andata così. È finita. Cioè, abbiamo perso 4 su 15. E comunque è stato molto divertente. E fatemi sapere voi a che livello siete arrivati, signori, perché mi sono divertito. Però a questo punto direi di farci una raffa gemme semplice in modo tale da prendere questo gettone. Magari apriamo una cassa normale e una cassa enorme, giusto? Insomma, per non lasciarvi così con la mare in bocca, abbiamo perso. Però comunque, divertente. Probabilmente i prossimi potrei giocarli anche con voi. Ci mettiamo d'accordo con qualcuno che è veramente bravo, quindi che mi può carriare malissimo. E lo facciamo. Vediamo anche adesso in Rafa Gem. Se mai dovessi fare adesso tre rapine di file, di fila, probabilmente le vincerei anche. Sicuro, eh. Su questo non ho assolutamente dubbi. Quindi sì. No, divertente. Devo dire che difficilmente trovo delle modalità divertenti. Però questa è stata particolarmente. È un po' come la scalata di Clash Royale, dove hai tre sconfitte, qui ne hai quattro praticamente. Però sì, è forte, è bello. Mi è piaciuta. Anche per essere, vi ripeto, anche per essere la prima. Poi tra 4000 trofei, insomma, non è tantissimo. Tra l'altro, signore, abbiamo sbloccato Tick nello scorso episodio. Facciamo, proviamo una scalata da 1 dal grado 1 al grado 10 già nel prossimo episodio. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Qua tentano veramente tantissimo di shottarmi. Aiuto, stavo scappando soltanto, non riuscivo a rientrare in contrattacco. Questo è un gran problema. Questo è un gran problema. Perché io gli vado così. Eh sì, devo andare proprio diretto. Torno indietro. Perché qua Pushiamo un po' raga. Oh, bon. Conto alla rovescia. Torniamo indietro. Ah, no. No, not a good idea. Pushiamo un po' raga. Io ne ho 7. Torna indietro. Vabbè, basta arrivare a 10. Scappo. Scappo, Franco. Sì. Sì, codardo. Tieni qua nell'angolo. Qualcuno mi difenda. Così arriviamo, insomma, a quello che dobbiamo arrivare. È buona così. La buon, cara buon vecchia Shelly, no? Eccola, la partita conclusa. Abbiamo avuto un, diciamo, abbiamo sbloccato anche un bel gettone, grado 15. Bene, bene così. E ho altri gettoni da sbloccare? No, fortunatamente questi li abbiamo fatti tutti. Allora, io direi di fare uno normale. Vediamo se riusciamo a trovare qualcuno. Un bonus, 3 gemme, incredibile. E direi anche una grande, visto che li abbiamo sbloccate. 79, ottimo. Bo, ottimo. Mortis, ottimo. E Mortis lo voglio livellare veramente tantissimo, per avere la possibilità, insomma, di giocarmela meglio, insomma, per fare comunque qualche danno. Quindi, signori, mi dispiace non essere arrivato più lontano nella sfida del torneo, solo 4-15, ma è comunque l'inizio. Ci saranno sicuramente altre possibilità. Grazie mille per essere rimasti qui in mia compagnia. Arriviamo comunque a 105 mi piace per un prossimo video su Brawl Star. E probabilmente nel prossimo video andremo a livellare il buon vecchio Tick, che fa tantissimo danno. Paurosamente, guarda quanto danno fa, pochissima difesa ma tantissimo danno, quindi wow. 3x680, cioè sono 2100 praticamente. E quindi sì, signori, grazie mille ancora per essere rimasti. Ci vediamo in un prossimo video di Brawl Star. Ciao.